No. Sì, ci sei. La registrazione fa sempre questo effetto. I miei video partono tutti con aiuto, non mi vedo. Ciao Luca. Ciao Francesca, come va? Bene, tu? Benissimo. Benissimo, dall'alto delle tue visualizzazioni, soprattutto condivisioni, devo dire, che in questo caso forse hanno più valore, no? Esatto, perché allora, non conoscevo tutto questo mondo che c'è dietro e quindi ho scoperto che esistono anche dei bot perché logicamente a un certo momento ho cominciato a ricevere un sacco di strane proposte, no? C'è anche chi le vende le visualizzazioni, ma però mi hanno detto tutti quanti che, infatti anche il mio ufficio stampa, che le condivisioni sono quelle reali, sono quelle della gente, siamo arrivati a più di 10.000, sono numeri veramente pazzeschi, è quasi 1 milione di visualizzazioni appunto reali e non date da boot. No, sì, grande sorpresa. Ah, naturalmente, beh, lo ricordiamo, la canzone Ci abbracceremo forte. Esatto. Ah, ed è talmente tanto un fenomeno, no? È diventato un fenomeno, ne hanno parlato, insomma, basta guardare un po' di giornali, un po' di siti, le radio, insomma, sei richiestissimo, quindi è stato veramente un fenomeno, lo è tuttora, perché insomma, visto che negli ultimi giorni i numeri hanno continuato ad andare avanti. Sì, allora c'è un leggero calo su quello che è il mondo Facebook, ma mi hanno detto che è abbastanza fisiologico perché poi un po' le persone finiscono da quel punto di vista, non è come. Però Sì. va, insomma, il messaggio continua a volare, non esiste fase 3 per questa canzone, diciamo. Brava, guarda, apprezzo tantissimo questa domanda, Francesca, perché se io devo tanto al fatto che questa canzone è arrivata alla gente in un momento particolare, però c'è un minimo di parte di me che non vuole che sia per forza legata a questa cosa qua. E infatti anche appunto il mio ufficio stampa, il mio manager Fabio Gallo, così mi dicono: guarda che noi crediamo nella canzone perché riteniamo che la canzone abbia valore sempre, perché è comunque una distanza a volte tra le persone si crea anche semplicemente se due sono fidanzati e si salutano la domenica sera per rivedersi poi il venerdì. Quindi che poi ci siano termini, quale il metro, quale hashtag io sto a casa sarà il ciao io esco, con riferimenti espliciti al momento vissuto, ma in realtà è la bellezza del rincontro, cioè quello che c'è dietro è infatti forse quello che è stato un pochino, mi hanno detto tutti nelle varie interviste, che è una canzone che respira un pochino di serenità e non tanto di pesantezza, e quindi questo sì, poi io sono contento finalmente di parlare con una bollatese come me. È vero, è vero. Perché la cosa strana, Fra, è proprio questa, cioè la famosa frase Nemo potete in patria, è vero, io mi accorgo di avere tutte queste richieste, dopo di te avrò Bologna, oggi ho Bologna, Torino e Siracusa da Hai fare. parlato con i miei amici di Radio Zenit a Messina. Esatto, loro sono stati stracarini, che tra l'altro gli era pure successo che la prima diretta che dovevamo fare, alla mattina, poveracci, un ragazzo, un collaboratore è comparso, Alessandro, e quindi mi hanno dovuto rinviare, ma loro erano talmente anche preoccupati che anche in quei giorni lì mi scrivevano: non possiamo recuperare, cioè ci hanno tenuto e mi hanno dato anche tanto spazio e poi anche dopo mi hanno continuato a scrivere, mi stanno seguendo, mi rivogliono ancora. No, è una sensazione per me stranissima, perché sai bene che io qua più che 30 anni di concertini tra Weekend Africa o cose alle feste, è vero che scrivo da sempre, poi è bello essere riconosciuti anche fuori. Sto dicendo, è una soddisfazione, quindi dietro c'è un po' di felicità. Ah, Sicuramente beh. ce n'è tanta. Indubbiamente. Canzone che tu hai scritto a marzo, giusto? Quando iniziava tutto questo delirio? Ma guarda, la storia è questa. La storia è che quando ho cominciato il delirio, che per me è cominciato in realtà il 5-6 marzo, no? Che mi hanno detto proprio al lavoro non si va più, si sta a casa, i ragazzi erano già da casa da un paio di settimane. Sì. E Marta mi ha detto: dai, papà, facciamo una canzone per i bambini. E avevamo fatto questa canzoncina che si chiama Stattene a casa.
ma una cosa veramente improvvisata in una sera con lei, alla quale ho voluto partecipare anche a Lorenzo come ballerino, quindi sono invertiti i ruoli. Lei cantava e Lorenzo dietro faceva il ballerino, e una canzoncina proprio di quelle fatte in 5 minuti, così. Però sta canzone ha subito fatto anche quella un botto di visualizzazioni, no? Tanto che mi chiama la RAI. Mi chiama la RAI questa Patrizia Marra, che è una giornalista di RAI 2, dicendomi che... Quindi io mi sono messo Skype, quello con cui sto parlando con te, l'ho recuperato dopo tanto tempo, perché facciamo tutte le prove, c'è da andare in trasmissione alla sera, al TG2. Il problema è che quella sera lì parla Conte, quindi il TG2 è saltato. Però quel video lì ha permesso a un po' di gente che non conosco, perché comunque la mia pagina è aperta, di seguirmi. E tra cui hanno cominciato a scrivermi appunto questa infermiera che ho incontrato ieri sera, che si chiama Laura. Volevo infatti chiederti, l'hai incontrato? Vabbè, adesso però spiega un po', ti ho interrotto, ma in realtà tu stavi spiegando l'antefatto. Ma sì, io parlo troppo. L'antefatto è questo, e poi sta di fatto che... e scrivo un post. Mi scrive una roba veramente forte, lei la pubblica. E nel frattempo non sa, Conte parla e ho detto no. E quindi tra sabato e domenica notte, non mi ricordo se tra venerdì e sabato, sabato e domenica, perché poi sai che il tempo si è un po' dilatato, mi è proprio arrivata. Tu sai anche che anche te sei abbastanza artista, sai che le cose arrivano senza motivo. È una canzone che per le parole mi è uscita veramente... Cioè, ho da qualche parte qua ancora lo scritto, non c'ho correzioni sopra, c'ho forse 3-4 correzioni, che c'era una frase banale, tipo è bellissimo, che faceva giustamente schifo. Quindi l'ho proprio suonata live quella mattina. Anche lì un sacco di risposte. A quel punto un'altra mia amica mi ha detto, secondo me se la fai arrangiare e la registri bene, perché tutti i miei pezzi precedenti li ho sempre fatti in studi non professionistici, di ragazzi in gamba, però un conto andare da chi lo fa la sera che ci sono le salette prova. Invece stavolta con Stefano Fumagalli lui è stato bravo, perché poi me l'ha fatta provare in 5 tonalità. Mi sono trovato di colpo in un mondo un pochino più grande, e quando l'abbiamo pubblicata, boom, ha proprio esplosa, esplosa. Anche grazie a Laura, appunto, alla condivisione che lei ha fatto, a quello che ha detto, a quello che insomma ha contribuito. Eh sì, ma perché poi da lì anche Cristina e Giulia, che sono invece bollatesi, Cristina lavora come anestesista a Busto Arsizia, Cristina Carsana, Giulia Longobardi è al sacco, ma tante, anche Raffaella Zanaschi, tante persone hanno cominciato a parlarne, no? Perché diceva che, cioè, loro hanno veramente vissuto qualcosa di diverso, no? In realtà per me quello era un incontro nell'attesa di una persona che vorrei vedere, no? Era dedicato a loro che stavano lottando per permettere comunque che questi incontri potessero tornare come fortunatamente oggi un pochino alla volta sta succedendo, perché sicuramente le persone care le abbiamo tutte quante più o meno riviste, tranne chi è ancora fuori regione. Sì, magari uno lavora in questi giorni, c'è il weekend, dai, per oltrepassare il confine. Eh sì, eh sì. Senti, è difficile perché questa situazione ha bloccato un po' i progetti di tutti, però tu avevi della musica già nel cassetto, avevi qualche idea, qualche progetto, c'è qualcosa invece che sta venendo fuori adesso e hai dovuto ovviamente, insomma, congelarlo perché la musica è ancora, diciamolo, al 90% bloccata, non essendoci live, escono dei dischi anche di nomi importanti, ma ovviamente non c'è quella vivacità solita, no? Ma cioè, in questo momento, sai, mi trovo in un sogno realizzato, no? Poi quando sei nel sogno sembra sempre che vuoi una cosa in più. Per me già questo è tantissimo, perché per me vedere appunto tu che sei esperta di uffici stampa, visto che ne è uno, anzi, posso pubblicizzarti, andate da Francesca che è bravissima. E no, no, perché c'è bisogno in questo momento, so, di tutte le crisi dell'industria discografica, però per dire, la cosa che a me ha colpito tantissimo è che è logico che adesso, non so, tutte le radio, generalmente poi d'estate, fanno tutti quegli eventi
per i turisti, con magari fanno salire sul palco 10-15 artisti. Quindi la Sì. vedo, se vuoi, un'occasione persa di poter girare l'Italia e anche live, vedere che effetto faceva. Però bisogna anche saper essere felici di quello che si ha. Per me quello che ho avuto e che ho in questo momento è già tanto. Quindi non so, io penso che tutto quello che è successo ha permesso, cioè magari una cosa diversa non avrebbe permesso quello che è capitato a me. Cioè la mia è stata sicuramente una grande fortuna, perché di canzoni belle ce n'è più nel mondo. E anche migliori e più belle della mia, e non ho dubbio, perché mi accorgo di quanto movimento c'è. Mi hanno detto una produzione, ti ho detto, ci sono state quasi 50.000, che quando sento questi numeri, canzoni, e il fatto che la mia riesca a emergere, oltre i nomi importanti, lasciamo stare il top dei top, da Elisa a... Ovviamente Jack Savoretti, Davide De Marinis, cioè tantissimi. Esatto, però vedere che io sono lì in mezzo, cioè settimana scorsa sulla vetrina di Air One, vedere il mio nome a fianco a Irama, Madonna, cioè faceva un po' effetto. Quindi mi sono fatto una foto, me la metto come ricordo, poi se diventerà un ricordo. Però sì, cosa succede? Che in realtà io ho tutta questa produzione su Spotify, un po' dei miei ultimi, diciamo, 20 anni, no? Quindi negli ultimi 3 anni ho ricominciato a scrivere, avevo sospeso per un po'. Quindi qualche progetto, solo che adesso mi rendo conto di come fossero registrate non benissimo, però non riuscivo. Con l'esperienza e andando avanti, avendo più possibilità, poi dopo le cose si notano. Ovvio. Esatto, però la scelta comunque è quella fra di rimanere, cioè avrei potuto ripulire, sai quando dici tolgo, ripulisco, pulisco il profilo di Facebook dove no. Cioè, secondo me, se questa cosa ha funzionato è perché sono una persona normale e comune. E quindi mi fa proprio piacere il fatto di rimanere comune anche con dei pezzi in cui ci sono delle stonature o dei suoni non buoni. Adesso però, sicuramente il mese prossimo usciamo con un altro singolo, recuperato tra l'altro da un pezzo Vecchio. vecchio, riarrangiato con qualche piccola modifica, perché mi sono accorto quando lavori con i professionisti come un particolare... Guarda, ti dico questo, tanto è tutta storia che si legge anche sul mio profilo. La canzone, Ci abbracceremo forte, era nata che faceva Ci abbracceremo forte lì, come si fa in quei bei film. E quando siamo andati in studio, mi ha detto, ma lì dove? Ma lì la canzone muore, no? E mi hanno dato 2 giorni di tempo per studiare un'alternativa e mi è arrivata sta melodia che diceva da toglierci il respiro. E quell'inciso lì rilancia la canzone. Effettivamente mi sono accorto come lavorare con gente stra in gamba e professionisti. Quindi consiglio anche a tutti i ragazzi che vogliono un ufficio stampa che bisogna rivolgersi ai professionisti e anche giustamente pagarli, perché e tu pensa questo, ho fatto questo ragionamento qua. Quando andavo a incidere ma senza, io li ringrazio tutte le persone che mi hanno dato una mano, perché comunque me l'hanno data. Però comunque un qualcosina quando si produce un singolo, ore di studio, il fonico, la masterizzazione. Però effettivamente magari qua mi è costato qualcosina di più, però la differenza è abissale tra essere professionisti E e saperselo diciamo... chiamare dignitosamente. Sì, ma non voglio... No, no, è chiarissimo. Cioè, chi lo fa per hobby lo può fare molto bene, ma un professionista comunque, cioè, lo fa 24 ore al giorno. È proprio un altro. È E un altro poi è livello. un meccanismo, capito? È dentro in una serie, cioè, è proprio il suo mondo. Eh sì. È Cioè, così. per me, a me non è mai capitato di andare con un pezzo e dire ok, adesso però lo proviamo in 6 tonalità, perché vediamo come ti esce la voce meglio. Io invece scrivo una canzone, l'avevo fatta in sol e la incidevo in sol. Dicevo, questi sono gli accordi, questo è il testo. No. Invece, Scusa, e quella cosa lì fa la differenza, perché la voce... quante volte ti hanno fatto ricantare un pezzettino perché poi l'hanno messo per doppiare la voce e uno, la prima volta che entra in uno studio, gli chiedono questa cosa qua, dice, ma perché? Lo so, ho visto queste reazioni, mi è capitato di vederle. Perché io Però, curioso. esatto. Però, ecco, la verità è questa, che siccome è venuto a fare questa registrazione a distanza,
non ho fatto molti take, eh? Cioè nel senso, ne ho fatti 10 che sono, per chi lo sente, per chi non è del settore, sembrano tantissimi, ma Anche e tra perché non l'altro. è detto che vengano fatti, rifatti perché quelli prima erano sbagliati, cioè precisiamo Ah, questo. sì, è perché nell'interpretazione poi si va a scegliere il pezzo che va meglio, o spesso addirittura diventa un supporto Chiaro. per ammorbidire la voce. Sì, infatti, Esatto. no, Quindi no, no. servono per quello, vengono spezzettati, rimontati. Per questo dicevamo un professionista fa la differenza, per queste cose qua. E poi l'orecchio di uno che ascolta, cioè non ci fai caso, te piace la canzone per quello che dice, per quello che racconta, per come ti arriva, no? In qualche modo questa alchimia di musica e parole, però non è che stai tanto a ragionare, tu ascoltatore. E quindi probabilmente avete trovato proprio l'alchimia giusta in Sì, questo brano qua. È cioè questo. è Sì, andato tutto, è tutto perfettamente è esatto. Dai, incastrato. possiamo ascoltare, seguire, vedere, dici un po' dove ti veniamo a cercare online. Allora, c'ho una pagina Facebook che si chiama Fresh Frassi, quindi sto nome è complicatissimo, Fresh, perché come fresco. Fresh come fresco, Fresh Frassi tutto attaccato, che è anche lo stesso indirizzo di Instagram. Poi su Spotify, fortunatamente solo Frassi, perché di artisti col nome Frassi non c'erano. Invece, come pagine Facebook, non so per quale motivo c'erano tanti, tanti Frassi così. E guai per il mondo, mi spiace per il mondo. E poi anche su YouTube ho un canale che però ho aperto 12 anni fa, quindi le cose che poi ritornano, no? 12 anni fa ho aperto questo canale dove c'è un botto di visualizzazioni, avevo già una serie di iscritti. Per il famoso cubo di Rubik, che ha, davo la soluzione del cubo di Rubik, e c'ha tipo 2 milioni di visualizzazioni, una roba stranissima, divertente. E il canale si chiama Frassi the Artist, ma in realtà basta scrivere Frassi, ci abbracceremo forte. In questo momento è la maniera migliore scrivere ci abbracceremo forte, credo che sia, non dico il primo, ma forse il secondo risultato. Adesso è facile trovarmi, in questo momento è abbastanza, Ne abbastanza googolarmi è comodo. approfitteremo. Ne approfitteremo. Io ti ringrazio e ti aspetto in radio, a Radio Città Bollate. Oh, Sai che non so, finalmente. adesso capiamo anche noi quando riaprire gli studi. Quando è? Sono chiuse adesso, niente streaming da casa. Guarda, esatto, registriamo, mandiamo in streaming, qualcuno fa delle dirette su Facebook invece di fare il programma, perché tu capisci, entrare una persona da sola, disinfettare tutto, anzi sanificare, finestre chiuse, fai cambiare l'aria di una regia della radio chiusa. No, no. No, no. Però torniamo, anche noi torneremo presto. Francesca, ogni bene in bocca al lupo anche a te per il tuo lavoro. Grazie del sorriso, sei molto sorridente, lo apprezzo. Ah, grazie anche tu. Ah. No, Grazie della canzone. figurati. Grazie a te dell'intervista. Ciao. Baci. Ciao. Questo saluto così, eh? Questo saluto È il mio molto modo di regale. salutare. È il mio modo di salutare da malasempre, eh? Da regina, ok. Ciao.